tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e ci troviamo al Mobile World Congress di Barcellona. È quello del 2017, Luca, giusto? Sì, c'ho un operatore nuovo che è Luca Viscardi che è qua dietro. Saluta! Ecco il pollicione. Come potete intuire, ci troviamo allo stand di LG e sono qui in compagnia del nuovo flagship di LG. Si tratta di LG G6. Quante volte ho detto LG? Un sacco, ma fa niente. LG G6, che è un telefono molto particolare, ma soprattutto molto molto interessante e innovativo. Andiamo però a vederlo più da vicino. Ecco qui LG G6 in tutto il suo splendore. Come potete vedere, ha uno schermo molto particolare con un aspect ratio da 18 noni che solitamente si utilizza nella cinematografia. In ogni caso è un ratio molto particolare perché è il primo telefono nel suo genere. Non tutte le app supportano questo ratio, infatti molte app tipo YouTube le troverete rimpicciolite con delle bande nere. Purtroppo non abbiamo connessione e non possiamo vederlo. LG G6 supporta anche lo standard HDR10 e Dolby Vision. Questo significa che avrete dei colori molto vividi, quasi tendenti al reale, in modo da poter, però purtroppo da schermo non si vedono, potete vederlo solo attraverso i vostri occhi. Vediamolo però un po' meglio. Sulla parte posteriore troviamo un Type-C, il microfono e uno speaker. Sulla parte sinistra invece i due tasti del bilanciere. Sulla parte superiore invece il microfono e l'ingresso per le cuffie. Invece sulla parte destra l'ingresso per SIM e microSD. La parte posteriore invece è molto sbarluccicosa, non cattura tantissimo le impronte e questo mi rende molto molto felice. Nel video invece sembrerebbe di sì, invece non è vero per niente. Parte posteriore troviamo anche il lettore di impronte digitali che serve per sbloccare lo schermo. Scusate, sono entrata in tempo run, ma dopo ve lo faccio vedere. Spegnete lo schermo e accendete lo schermo. Sulla parte posteriore sempre troviamo le due fotocamere, perché come sempre anche nel G5 avevamo una fotocamera normale e una fotocamera grandangolare, che andiamo a vedere subito perché io sono una grande fan di questo tipo di fotocamera. Allora, entriamo subito. Questa è la fotocamera grandangolare, invece fotocamera normale. Vedete come diventa molto più ampio il campo visivo. Per la prima volta LG G6 ha anche una fotocamera frontale grandangolare. Questa è la fotocamera normale e questo è il grandangolo. Potete quindi farvi dei selfie con i vostri amici avendone 150.000. Dovete avere gli amici però per poterle fare. Altra cosa molto particolare è che potete fare le foto sia in 16 noni che in 18 noni, quindi con il nuovo aspect ratio. Se invece impostate i 16 noni troverete la fotocamera con questa banda nera sulla parte sinistra. Torniamo velocissimamente allo schermo. Come dicevo prima, non tutte le app saranno supportate, quindi potrete trovare delle bande nere, ma all'interno del telefono, quando lo acquisterete, troverete delle app come per esempio Temple Run 2, che già supporta i 18 noni, in modo da poter riempire nella sua totalità lo schermo. Vedete come si vede. L'altra cosa che non vi ho detto di questo LG G6 è che ha una diagonale di 5.7 pollici senza però intaccare la grandezza del telefono. Infatti si tiene in mano senza nessun tipo di problema ed è molto ergonomico, però lo schermo è stato ampliato in modo da avere un'esperienza molto più immersiva, soprattutto anche grazie alla presenza dell'HDR10. Direi che per ora vi ho detto più o meno tutto quello che c'è da sapere su LG G6, non vediamo l'ora di provarlo perché è veramente molto molto interessante. Per adesso dal Mobile World Congress è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!